Allora, buonasera. Scusate se ero andato via un attimo, ma ho provato a vedere, a verificare se come immaginavo si riusciva a mandare gli M più facilmente dalla mia SIM. E in effetti sembra quasi di sì. Comunque, allora, dunque, beh, vedo che stasera siete una certa quantità di persone, quindi metteremo un po' a dura prova il sistema di condivisione dello schermo. Piccola domanda, tra di voi c'è qualcuno assolutamente digiuno di Blender? Intanto mi sentite tutti? Sì, perfetto. Allora, dunque, vabbè, Margie Riba, sì, sarà sempre per imparare insomma questa cosa, ma cerchiamo un po' di fare sempre un solito riepilogo. Allora, le lezioni che noi stiamo facendo di Blender si basano su Blender 2.5, quindi vuol dire che voi dovreste avervi scaricato come minimo il Blender appunto 2.57, che è quello che avete dal sito. La prima domanda che vi faccio è: voi l'avete scaricato già tutti? Se Sì. c'è qualcuno che non l'ha scaricato, ok, io spero che tutti l'abbiate scaricato, che così cominciamo la cosa in discesa. Perfetto. Allora, seconda domanda, avete già scaricato il Primestar, la donna del Primestar? Quindi sì. Tra l'altro, ecco, io ho provato a scaricare stasera la nuova versione. Dunque, il Primestar 2, ma non riesco a importarlo. Ma è strano perché ma tu sei su Windows 7, sul pedalò? E hai installato. Perché non si installa, non riesce a importarlo, abbiamo già visto con anche Gaia Clary, se non sei administrator. Devi lanciare tutti i comandi come administrator. Hai provato a lanciarlo come administrator? Dunque, chi. Infatti, perché c'è un problema che se si cerca di importare il primstar.zip senza. Ah, ma non c'è un comando importa. Tra l'altro adesso magari facciamo così, ve lo faccio rivedere un secondino. Ciao Lord. Allora, io provo di nuovo a mettere il solito controllo remoto, quindi sapete tutti come funziona col Go. Sì, ma la nuova versione l'ho provata stasera, ma non mi ha funzionato un granché bene, quindi ho dovuto fare un rientro. Ho dovuto tornare alla mia vecchia versione perché non riuscivo a fare l'import. Quindi mi sa che. Allora, la versione su cui sto lavorando adesso è la 125 di Primestar. Comunque adesso andate tutti su Go Team Viewer, adesso scriverò, quindi Go, quindi http go.teamviewer.com. Poi quando siete lì, adesso ve lo scrivo in chat, quindi c'è una. Vi chiederà un'identità che sarà ID. E poi vi chiederà una password che è 3988, che vi scrivo più di 3988, e poi dovete mettere il vostro nick. Ok? Quindi adesso, se per cortesia qualcuno di voi si copia questi dati, così se per caso arrivasse qualcuno, magari poi glieli ributta. Ma va benissimo anche la 111. La 111 non è proprio una delle ultime, ma dovrebbe funzionare uguale. Io ho la 125. Ok, allora dunque proviamo a mettere. Dunque, no, finché qualcuno non cerca di collegarsi, non mi lascia partire la presentazione. Quindi adesso faremo una piccola. Ma Margie, tu ad esempio sei riuscita a installarla? Cosa? Installare cosa? Sì, Il Primestar l'avevi installato tu? il Primestar 1 sì, l'ho installato prima. Ah, perfetto. Dunque, dice impossibile collegarsi, fammi un po' vedere. go.teamviewer.com. Sto provando a fare quello che vi ho detto prima di fare, quindi
possibile che abbia dato la password sbagliata, mi sembra di no, quindi gli metto questo. Sto provando a collegarmi anch'io a mia volta per vedere se mi lascia collegare. E poi la password 3988. Ah no, non vi lascia partire finché non parto io. Ok, adesso sono partito. Ok, Salazar, io sono collegate con il Tu sei tuo. collegata, aspettate, Sì. dovreste vedere anche la finestra di Blender in teoria. Magari la restringo un po' in modo tale che la vediate un pochino meglio. Ok, dovreste vedere praticamente la finestrina mia di Blender, la vedete? Sì, la vediamo. Io almeno la vedo. Ok. Dunque, mi dico, ecco, chi magari non riesce poi a vedermi tramite GoToViewer potrebbe, anche se la qualità è leggermente inferiore, collegarsi allo streaming che sta facendo adesso Margi. Margi, mi dici Sì. il link, così magari la gente riesce. Basta cliccare sulla telecamera e sapranno tutti il link. Ah, ok, non ci sono problemi di sovrapposizione. No. Ok, quindi se non riuscite a collegarvi all'indirizzo che avevo dato prima, magari provate un attimo. Dunque, i dati. Ecco, sul pedalo o sul pedalo, che si voglia. Ha rimesso i dati, aspettate che metto magari. Ok, questo qua tutto a destra. Ok. Allora, quindi go.teamviewer.com 644489576 e poi la password 3988. Io ho provato a collegarmi e qualcosa a me mi fa vedere. Io però vedo tutto nero, eh. Ah, perché si deve caricare. Aspetta, ogni tanto si vede nero perché c'è proprio. Aspettate, Ho capito. quindi adesso dovreste vedere invece qualcosa. Vedi il cubo, il famoso cubo? Sì, lo vedo, lo vedo. Ok. Allora, ascoltate, in qualche modo riuscite a vederlo o attraverso la telecamera di Margie o attraverso il gotinviewer.com? Perfetto, allora si è impiegato soltanto 10 minuti. Soltanto 10 minuti per cercare di sincronizzarsi. Comunque vi garantisco che è già un grosso successo. Allora, rivediamo subito il meccanismo. Dunque, innanzitutto io lancio Blender su Windows 7, tutto con Administrator. Per lanciarlo come Administrator ho dovuto fare tasto destro sull'icona e poi c'è dalle proprietà del programma, cioè si può proprio fare Run as Administrator oppure dalle proprietà si può andare. E mi sembra sulla security, comunque frugando lì c'è la possibilità di poter specificare di lanciarlo come amministratore. Nel caso, vi dico questo perché se non si lancia come amministratore il Blender su Windows 7, l'installazione degli add-on, che è questa parte che abbiamo visto adesso, potrebbe essere un pochino delicata, potrebbe non funzionare. Comunque io vi faccio rivedere adesso, quindi vedete che io qui c'è la finestra principale, se faccio File e poi vado su User Preferences, mi compare questa finestra degli add-on, la vedete? E con questa finestra degli add-on c'è in fondo un Install Add-on
qua in fondo, e facendo install add-on qui posso diciamo andare a installare il mio Primstar. Quindi qui posso poi andare sul direttore dove l'ho scaricato e faccio Primstar asterisco. E lui mi fa vedere tutti i Primstar che ho. Vedete che io adesso stasera ho scaricato la 149, ma in realtà al momento suggerisco la 125 perché ho provato la 149 e mi ha fatto un po' di stranezze. Quindi vi scaricate e cercate di installare la 125. Ok? Ma anche la 111 andava benino perché non è che l'ha fatto, cioè c'era qualche cosina di differenza la 125, ma va bene. Quindi una volta installata questa cosa qua, l'unica cosa più importante di tutti è che riusciate, una volta che siete nel menu qua, a fare Shift A e a vedere questo UV Shape, perché questo, anzi scusate, dovrebbe essere in Object Mode, fate Shift A e poi da Mesh andate in UV Shape. Quindi se voi vedete quel Mesh UV Shape facendo Shift A, allora praticamente avete tutto il Primstar caricato. Okay? Tra l'altro, ecco, forse il 125 c'è un po' di cose in più, tipo i mattoncini, il pettine, le scale, eccetera, no? Magari la versione prima c'ha un po' meno robe. Però diciamo più o meno per i fini della nostra lezione vanno bene anche le versioni vecchie di Primstar. Ok, più o meno siamo d'accordo, cioè quindi abbiamo visto come si fa a fare l'installazione del Primstar. Mi confermate che in un modo o nell'altro siete riusciti a installarlo? Dunque, per vedere se è installato, dovete andare su, beh, basta fare Shift A mentre siete nell'Object Mode della finestra e fate Shift A e verificate se dove c'è scritto Mesh e poi dove c'è scritto nella seconda cosa c'è l'UV Shape. Allora, se c'è questa finestrina UV Shape, allora vuol dire che è installato. Alternativamente, un altro modo per vedere che si è installato è vedere che cliccando sempre in Object Mode. Dunque, Delia. Ok, se usate la versione 2.48 o 2.49 di Blender, c'è il JAS 2 che ve lo installa da solo ed è leggermente diverso. Per accedere basta fare il tasto, la barra spaziatrice, ma i concetti sono molto simili. Sì, i concetti sono molto simili, ma i tasti da premere e la sequenza è un po' diversa. Purtroppo, sì, sentiamo cosa dice Lord Hawk. Sì, adesso per evitare confusione, diciamo che stasera io in tutte le lezioni che sto facendo da un mese a questa parte, io sto usando sempre la 2.57 di Blender e sto usando il Primstar 2.0. Il Primstar 2.0 di JAS 2, ma dunque JAS 2 è abbastanza sofisticato, quindi la versione a pagamento praticamente ti permette di fare degli sculpted molto più, diciamo, professionali, nel senso che con meno difetti e ha qualche opzione in più. Ma se tu non sei particolarmente interessato a fare cose perfette, la versione free è perfetta, cioè va benissimo. Ad esempio, ecco, un piccolo problema della versione free rispetto alla versione a pagamento era che quando facevi la sfera veniva un po' a forma di limone, mentre invece nella versione a pagamento la sfera veniva perfetta, tanto per darti un'idea. Non so se sono stato chiaro, cioè, quindi c'è una leggera differenza nella qualità delle cose fatte. Però tenete conto che, ad esempio, nel Primstar 2.0, che è quello che sto usando adesso, in realtà anche se poi si paga. Ma
Ma dunque, innanzitutto diciamo che il jazz viene anche un po' venduto anche per imparare, quindi cioè venduto, viene distribuito anche per dare la possibilità alla gente di imparare. Quindi nel momento in cui tu impari, visto che già fai casino per i fatti tuoi, eccetera, eccetera, anche se quando vuoi fare una sfera non è proprio perfettissima, ti accontenti. Se poi invece lo vuoi usare proprio per fare delle cose professionali da vendere agli altri, magari ti ci ingegni un po' di più. Diciamo che ad esempio attualmente adesso la versione Primestar 2.0 che vi sto facendo vedere adesso, anche se la si dovesse pagare per finanziare tutto lo sviluppo, è comunque da considerarsi ancora diciamo non professionale, cioè in alfa, cioè quindi cioè, ad esempio mi sembra se non vado errato, ho provato a fare una sfera e viene un po' limonosa, quindi diciamo che la versione Primestar 2.0 nel migliore dei casi è simile al Jazz 2 gratis di prima. Ok, allora dunque qualcuno mi aveva interrotto prima, Della ad esempio. Dunque, il Primestar 2.0 è reperibile direttamente da un link del sito se l'avete acquistato da Gaia, altrimenti se qualcuno ne ha bisogno delle ultime versioni, mandatemi pure un'email e io glielo rispondendo vi passo l'ultima versione, se non avete possibilità di finanziare o di pagare, anche perché per chi non ha comprato la versione di Jazz, la versione di Primestar attualmente si prende per 6.000 linden dollari, che quindi può essere anche un pochino onerosa. Però se voi avete già un Jazz a pagamento, Gaia vi chiede una cifra un pochino inferiore. Ok, dopo questo lungo preambolo riusciamo a magari partire con un piccolo esempio di modellazione. Dunque, come al solito faccio sempre anche un po' un riepilogo, anche, cioè in pratica c'è cioè tutti i tutorial, non so se li avete visto, di Blender. Occhio però, vediamo Martillo cosa sta dicendo. Devo vuol dire che sperimentare, questo qua, sì. Sperimentale, ma comunque adesso lo proviamo a usare. Però comunque per usare cioè per le cose che vediamo comunque sono comunque ancora a un livello diciamo di imparare insomma come si usa, quindi diciamo che non dico che sia secondario, ma è tutto un altro discorso il fatto di poterlo usare. Ah, beh, l'ultimissima cosa che ripeto sempre, quindi noi adesso usiamo Primestar per fare la sculptificazione e quindi per ottenere gli sculpties, ma però tenete conto che in teoria entro un tot di tempo da adesso, che si sperano tutti che sia un tempo basso, Second Life accetterà direttamente le mesh. Nel momento in cui Second Life accettasse le mesh, non c'è bisogno di avere questo plugin, quindi si può fare con Blender e basta. Solo che purtroppo questa storia delle mesh si sta trascinando da più di un anno e quindi visto che non sappiamo ancora bene quando ci saranno le mesh, no, non credo che Gaia e Illumino si vadano a dire sì, anche perché è un semplice motivo che non è che gli sculpted non esisteranno più, cioè quando ci saranno le mesh, ci saranno le mesh. E ci saranno anche gli sculpt, quindi vuol dire che in pratica quando si modellerà qualcosa si potranno usare tutte e due, no? Cioè non è che uno esclude l'altro, anche perché ho il forte sospetto che la Linden farà pagare non pochissimo le strutture che verranno importate, no? Quindi c'è probabilmente una struttura importata che una certa sofisticazione avrà magari un po' di prim e quindi non so se tutti sono disponibili a investire, non so, tipo 300 prim per una scultura, quando magari facendola con gli sculpted si riesce a fare forse con meno prim. Ok? Allora, buonasera a tutti quelli che sono arrivati.
Sì, tra l'altro mentre parlavo vedevo che Martillo continuava a fare dei commenti e diceva fondamentalmente che una versione, ma quello stavo dicendo anche prima, una versione comunque in alfa, come diciamo noi, cioè una versione che non è perfetta, insomma, è più che altro, diciamo, ancora sperimentale. Però io mi sono, come dicevo, sempre stufato di dover spiegare sempre o di imparare a memoria due tipi di interfacce, perché non so se ve ne siete accorti, ma il Blender vecchio 2.49 ha un'interfaccia talmente diversa dal Blender nuovo che ricordarsi tutte le volte la differenza di interfaccia diventa anche molto costoso. Quindi preferisco imparare a questo punto, anche se è un po' prematuro, beh, prematuro no, però insomma, se magari mi fa fare meno cose, però preferisco investire sul futuro anche per voi piuttosto che concentrarmi sul passato. Ok, allora andiamo avanti sul nostro benedetto cubetto. Allora, stasera, dunque, riepilogo, dicevo, allora, riepilogo vuol dire vedere un po' come sono fatte. Sì, Blender, sapete che è fatto con queste finestre, la finestra più importante è questa finestra, che è la finestra tridimensionale in cui vedete che posso spostare gli oggetti, no? Allora adesso quando c'è un oggetto selezionato e sono in object mode, seleziono un oggetto col tasto destro, quindi ad esempio se voglio il cubo lo seleziono col tasto destro del mouse, qui c'è una telecamera che posso selezionare col tasto destro, anche la telecamera si può muovere. Un altro elemento fondamentale, dunque, puoi inserirti nel team? Quale team, scusa, Chrissy? Al limite. Ah, sì, basta che tu ti clicchi con quelle cose dei team viewer. Ok, sì. Segui l'indicazione che ti ho dato sul pedalò. Così almeno vedete tutti quello che. Allora, dicevo, facendo il riepilogo generale di Blender, nella finestra 3D abbiamo il nostro oggetto, che in questo caso è un cubo, una telecamera, la sto selezionando cliccando col tasto destro, e una luce che si muove e dà la scena. In realtà noi luce e telecamera ci interessano poco. Sullo sfondo c'è questa specie di griglia. Questa griglia serve più o meno per darmi un'idea spaziale e poi io posso ruotare la scena tenendo premuto il tasto centrale del mouse e muovendo il mouse facendo quello che si chiama orbiting. Di solito ci si concentra su un elemento tridimensionale che è il cubo, quindi lo clicco col tasto destro, lo posso muovere a sinistra o a destra, in alto o in basso, sempre trascinando, e poi posso fare tutta una serie di operazioni su questo cubo tipo rotazione, quindi per fare la rotazione ho la possibilità di cliccare su questo tasto che mi permette di fare vedere delle maniglie tipo Second Life, quindi cliccando qua posso ruotare il cubo, oppure posso cambiare dimensioni con quest'altro tasto che è il manipolatore di dimensioni in cui posso cambiare le proporzioni del cubo. E qui siamo molto simili a Second Life e qui siamo ancora nella modalità, diciamo, object mode. In realtà, invece di usare il manipolatore, si possono usare anche delle scorciatoie, shortcut. Queste scorciatoie sono praticamente dei tasti della tastiera. Quindi, ad esempio, se io voglio. Allora, io potrei anche togliere completamente queste maniglie colorate, no? Rossa, verde e blu, cliccando qua su questo, vedete che qui c'è un triangolo con le tre frecce. Se io lo clicco, mi scompaiono tutte le maniglie e per muovere il mio oggetto devo premere a questo punto dei tasti tipo G che sta per movimento, quindi posso poi a quel punto lì muovere l'oggetto e per confermare il movimento clicco sul tasto sinistro. Oppure faccio R per fare la rotazione e ruoto il mio oggetto e confermo col tasto sinistro, oppure faccio S per alterare le dimensioni dell'oggetto. E quando ho terminato e sono contento, faccio S. Se per caso facendo una di queste manipolazioni
ho fatto un errore, quindi ho fatto una cosa che non volevo, quindi esempio così è andato fuori dallo schermo. Posso fare il tasto destro per cancellare l'operazione e fare l'undo dell'operazione fatta. Allora, non so quanti di voi riescono a seguirmi su queste manipolazioni, comunque sono le manipolazioni di base di Blender, che sono fondamentalmente lo spostamento, quindi il G, che sono le frecce che lo muovono, il G in inglese grab, che è l'afferro in pratica, trascina, no? Poi R invece, questo è più facile, permette di fare la rotazione, e S per determinare la size, le dimensioni. Se non vi ricordate la tastiera, potete comunque, lo ripeto, ottenere il manipolatore, che è questa tripletta colorata. Nel momento in cui è selezionata, potete lavorare praticamente con l'aiuto delle frecce, piuttosto che di queste rotazioni, piuttosto che di queste maniglie che ampliano le dimensioni. Okay? Quindi queste sono le tre cose fondamentali che si fanno in Blender, cioè quindi spostare, ruotare e cambiare le dimensioni. Ok, allora adesso l'altra cosa fondamentale in Blender è quella di poter vedere l'oggetto o di fronte, o di lato, o dalla cima. E questo lo si fa con i tastini del tastiera numerica, la tastierina numerica della vostra tastiera. Ok? Allora, magari facciamo, adesso ripartiamo da capo, quindi per ripartire da capo basta fare File New, che è Ctrl N, e quindi riotteniamo il nostro cubo, e poi se vogliamo vederlo di fronte, clicchiamo l'1 del tastierino numerico e lo si vede di fronte. E poi ci avviciniamo con la rotellina del mouse, quindi questo permette di ingrandire. Tenendo premuta la rotellina del mouse, posso girare attorno al mio oggetto. Adesso vedete che l'oggetto è un pochino, come dice, strano, perché è visto in prospettiva. Se vederlo in prospettiva vi dà dei problemi, per cui non riuscite a capire, e tante volte dà dei problemi, si preme il tastierino 5 del mouse e lo si vede senza prospettiva. Quindi si vede il cubo così com'è. Quindi uno lo vede di fuori. Scusa, permetti un attimo. Siccome io avevo Certo. messo la sfera, io adesso non ricordo più come si mette il cubo. Me lo potresti dire? Perché voglio seguire meglio Allora, l'oggetto. per mettere il cubo, la sfera che c'hai, quindi fai cance, c'è cioè il tastino di cancellazione, che è il tastino che da me è a fianco dell'invio, sulla destra dell'invio, poi dipende dalle tastiere. Comunque, Allora, devo cancelli, premere cance. allora, però devi essere in object mode, Ah, questo, sì, quindi devi sono fare in attenzione di object essere in mode. object mode. Ah, Poi a object quel mode. punto lì fai cance per cancellare il tuo oggetto e non c'è niente, no? Ah, mi esce delete, devo fare delete qua. Cliccare dove tu ti dice cancellare, quindi non c'è Ok, più niente non ho come da più me. niente, Poi a certo. quel punto lì fai Shift A e poi adesso Aspetta, per devo fare esigenze shift A, hai detto. Shift Shift sarebbe il A. maiuscolo, il tastino. Se Sì, shift A. non ti ricordi Shift A, puoi fare Add che c'è qua in cima. Add. Add ed è la stessa cosa. E gli dici mesh, perché è quello che vogliamo creare, una mesh, e gli dici cube, cubo. E Ah, così ok. sei riuscita a costruirti il tuo Sì, cubo. ho capito. Va bene, mi è venuto intanto. Ok. Allora, questo cubo che stiamo vedendo adesso ci è servito solo per far vedere, diciamo, le manipolazioni, quindi per girarci attorno, per spostarlo, no? Per ruotarlo con questo ruoto. Vedete che quando ruoto mi fa vedere l'asse attorno a quale ruoto, insomma tutte queste cose. Con uno nel tastierino numerico lo vedo la vista davanti, col 3 vedo la vista di lato e col 7 del tastierino numerico vedo la vista dall'alto. Quindi tra l'altro appunto a questo punto posso provare ad aggiustarla, quindi per vederlo un pochino dritto. Tra l'altro qui un'altra cosa notevole, se io mentre giro
tengo premuto il tasto Control, lui si muove di un fattore, diciamo, fisso, cioè quindi in maniera discreta. Adesso nella rotazione non è il massimo, perché non si allinea esattamente, però se io ruoto, ecco una cosa che si può fare. Python può installarselo lui, tra l'altro, automaticamente. Non mi sembra di averlo installato. Cioè, quando installate Blender dovrebbe in teoria installarsi automaticamente il Python corrispondente. La versione di Python non me la ricordo. Comunque, se c'è un Python da installare, in teoria durante l'installazione ve lo chiede. Perché se praticamente quasi tutti i comandi di Blender sono scritti in Python, quindi se non c'è il Python, la tua versione è, che versione è? La 2.49? Ah, perché mi sembra che già con la 2.49 non fosse così essenziale installare Python. Quindi forse con la 48 non vorrei dire una cretinata, ma essendo magari una versione un po' più vecchia. Ma nel 2.57 non mi sembra di aver mai installato il Python in maniera separata. Ma tu cosa sei su Windows? Perché a volte cambiano queste cose tra Windows e Mac o Windows e Linux. È strano. Di solito a me mi sembra proprio di aver fatto delle prove con degli XP vergini, di aver installato il Blender 2.49 e di non aver avuto bisogno di installare nient'altro. Ok. Allora, andiamo avanti ancora di nuovo, quindi qui partiamo da zero con il nostro cubone. Ah, tra l'altro, una cosa, se per caso vi siete persi, questo qui è lo startup di default che ha il Blender, no? Se per caso uno, per qualche motivo, non gli viene più il cubo quando fa Ctrl N, è perché in realtà si è salvato uno startup diverso. Per riottenere lo startup in inglese vuol dire il file d'inizio, no? C'è sempre una scena iniziale da cui si parte, che di solito è questo cubo visto in prospettiva. Se uno l'ha perso e non ce l'ha più e vuole riottenere la versione originale di fabbrica, deve andare su File e andare qui dove dice Load Factory Settings, che vuol dire carica le impostazioni predefinite della fabbrica, no? Quindi, e quindi si dovrebbe tornare ad avere la versione di base. Quindi, cioè, in realtà è abbastanza difficile perdersi, no? L'unica cosa che facendo in questo modo si perde l'add-on di Primestar, quindi bisognerà installarlo, perché l'add-on di Primestar non è nei prefabbricati di Blender. Finora quello che ho detto io, spero di non aver annoiato nessuno, ma quello che ho detto vi torna, se non lo Sì, sapevate vi. però adesso io non ricordo più se ho perso l'installazione di Primestar. Adesso io non ricordo neanche più come si installa. Ma per installare Primestar devi fare sempre la sequenza con cui ho iniziato oggi, no? Adesso vai in File, File, vai in User Preferences user e poi preferences, vai in Add-ons. Cioè, sono da questa add-ons, sì, sequenza, cioè, devi add-ons. andare nelle preferenze utente e poi nella cartellina Add-ons e poi qua devi fare. Allora, a parte che mi sembra, aspetta, vediamo un po', se l'avevi già, ecco, vedi, se l'avevi già installato una volta, non è che devi installarlo tutte le volte, Ah, e solo se c'è una quindi versione nuova. allora, Io sono siccome andato io l'ho sugli add-ons. installato, allora Allora, add-ons, sei andata nella finestra degli add-ons. sì, sto lì sopra. E poi nella finestra dove c'è la lentina, scrivi prim e vedi se lui ti trova sulla destra, mentre scrivi lui dovrebbe trovarti praticamente Ah, ho capito, vedi? tutte gli oggetti Primestar installati, no? Però attenzione, il fatto che siano installati non vuol dire che non siano attivi. Per renderli attivi bisogna metterci un baffetto qua. Perché se non c'è il baffetto qua, il Primestar non è attivo. Il baffetto qua ti torna, Io Margi? non ho capito sto baffetto, dove lo devo vedere. Se lo vedi lo vedi sul mio. Allora, io vedo
Allora, tu hai C'è un detto omino che... che corre, Ecco, sì, quello no? lo vedo, l'omino che corre. Poi a fianco c'è un Sulla destra quadratino. c'è un Esatto. quadratino dove tu devi spuntarlo. Sì. Spuntarlo vuol dire che gli clicchi sopra. Finché Sì, l'ho fatto. E adesso... non compare il baffo. Come lo chiami quello lì? La spunta, La il baffo, spunta, la... l'ho capito, la virgoletta, come la Allora, nel momento in cui tu gli hai fatto venire la virgoletta, allora lui è abilitato. Ah, quindi adesso praticamente io di nuovo, tengo di nuovo Brimstar, è così. Sì, adesso ce l'hai, no? Poi, se tu adesso fai save as default, quello lì è comunque conservato e non devi più rimetterlo la volta dopo che entri Allora in adesso lo Blender. faccio, save as default, lo clicco. Save as default. A quel punto, se tutto è andato bene, per vedere che c'è il Primster, fai Shift A, cliccando sulla finestra, Shift A, e dovresti vedere in fondo l'UV Shape. Vedi, io ne vedo due di UV Shape perché l'ho disinstallato e reinstallato più di una volta, no? Però, se qui esco e Non rientro compare. da Blender, poi lui me ne farà vedere solo uno. Comunque è meglio abbondare che deficere, no? Si dice. Quindi, se qui non avessimo l'UV Shape, non avremmo il Primstar. Ma visto che ne abbiamo due, abbiamo perfino Comunque, un'abbondanza, no? Salazar, io ho cliccato Shift A, però non mi esce. Devi avere il cursore, quindi devi andare sulla finestra dove c'è il cubo. Clicchi e poi Adesso fai Shift A tutto insieme. clicco con il destro o con il sinistro. No, clicchi col sinistro, ad esempio, che sposto. Più che altro per selezionare la finestra, perché la Shift A su una finestra che non è quella 3D non agisce. Ah Poi sì, premi allora lo Shift. mi sono uscite tre UV shape. Quando esci da 3 vuol dire che l'hai salato 3 volte, ma non ha importanza. Quando esci, uscirai e rientrerai, ce ne sarà solo una. Questa è una cosa che anche a me mi aveva preoccupato. Ma quella cosa lì può capitare quando uno installa e disinstalla più volte, no? Il Primstar. Vabbè. Okay? Quindi adesso diciamo che ce l'abbiamo, Ce l'abbiamo. questo benedetto Primstar. Ok. Dunque, qui la teoria di come generare uno sculpting con il Primster l'avete già vista tu. Io sapete che io ho fatto anche dei video, no? Dove spiego comunque anche queste cose. Quindi io sto ripetendo quello che ho fatto vedere nei miei video, in sostanza. Tu l'hai visto anche i miei video, Margie? Sì, li ho visti, però è passato un po' di tempo e adesso io poi ho la memoria corta, subito dimentico le cose. Non ti aspettare Sì. che adesso ti faccio quello che hai fatto tu nel video. Non te lo aspettare. No, ma allora vediamo un po' se voi riuscite a fare il ciclo di costruzione di uno sculpti, no? Io ve lo faccio rivedere un attimo adesso. Cioè, adesso praticamente cosa faccio? Costruirò un cilindro, lo manipolerò un attimino, questo è una cosa, lo farò un pochino velocemente perché l'ho già fatto altre volte, e poi produrrò diciamo la texture che serve per Second Life. Quindi per farlo cosa faccio? Mi metto di fronte, aspetta dunque, da qua, no, da qua mi metto di fronte, quindi con l'1 del tastierino numerico. Ok, cancello il cubo perché questo cubo non ci serve, perché noi vogliamo fare uno sculpting, quindi mi accerto di essere in object mode, cosa che a me frega sempre, perché se lo cancellate mentre siete in edit mode fa una cosa diversa. Se per caso siete in edit mode dovete fare tab, cioè col tab si passa tra object ed edit, quindi fate in modo tale di essere in object mode, cancellate sto cubo che non vi serve a niente e poi fate shift A e gli inserite una UV shape di tipo, ecco, quella che ho notato essere più comoda fra tutte è il cilindro. Quindi vi compare un cilindro. Tra l'altro, il cilindro qui sulla sinistra in basso ci sono le caratteristiche di questo cilindro. Quindi c'è scritto che è un cilindro che ha 8 facce sull'orizzontale e 8 facce sul verticale, no? Praticamente 8x8, no? Per vederlo, questo cilindro, per vedere un po' tutti i punti delle mesh da cui è composto, basta fare tab e vedete che abbiamo. Salazar, mi puoi dire come hai fatto uscire il cilindro? Dai, non mi dire niente.
Allora, tu stai su Object Mode. Prima stavi Allora, su Object cancelliamo Mode. tutto. Aspetta, andiamo in Object Mode, cancelliamo tutto. Allora, facciamo il nostro mitico Shift A che tu hai capito, no? Shift A. Poi vai su UV Shape. È l'ultimo in fondo che c'è sulla. Una volta che hai cliccato su Mesh, si apre il menu di destra con tutte le forme meshate. E in fondo c'è la UV Shape. Te lo sto Ma facendo vedere anche aspetti, sul. prima non usciva lo V-Shape, adesso lo usci. Shift A. Non ho più lo V-Shape. Se non ti esce la UV Shape, vuol dire che non hai abilitato al solito il Prime Star. Ah, non l'ho abilitato. Io ho fatto pure il save. Scusa, mi dai un attimo file user preferences add-ons, scrivi Sì, prim e vedi se user c'è il baffetto add-ons, sul Primestar. prime star, e c'è pure il baffetto. Esatto, Allora, il se baffetto c'è il c'è. baffetto allora ce lo devi avere perché è installato. Quindi devi essere su questa vista 3D. Fai Shift A. Ecco, adesso mi è uscito. Io non lo so perché ho fatto la stessa identica cosa, non mi è uscito. Allora, devo cliccare su che cosa? Sul Vai dove c'è cilindro. scritto UV Shape E poi vado sul cilindro, è così. e dove c'è scritto cilindro. E ti appare Ok. questo bellissimo cilindro. Ok, UV Shape, allora UV sta per una forma UV del tipo di quelle che si usano. Ce l'hai adesso il cilindro? Sì, ce l'ho. Ok. Ce l'ho, ce l'ho. Allora, vedete che qui il cilindro compare un pochino deformato, quindi al solito faccio 5 per vederlo non in prospettiva e poi 1 per vederlo di fronte, quindi viene una specie di rettangolo. Quindi io ho premuto 5 per togliere la prospettiva, toglie la prospettiva e poi ho premuto 1 per vederlo di fronte. 1 è il tastierino numerico, ovviamente. Oh, se non avete il tastierino numerico, queste operazioni le potete anche fare attraverso dei tasti. Se qui praticamente avete il numpad 1, che è il back, no, dove è questo, il front, quindi lo potete farlo da qua, e poi sempre da view potete avere, dunque dovrebbe essere il 5, eccolo qua, view persp orto. Cioè, vedi in prospettiva oppure in orto, in modalità orto normale. Allora, a noi interessa di solito, si lavora meglio quando si è in orto. Tra l'altro, lui lo fa vedere qua in cima, no? Siamo in front orto. Quindi, siete più o meno riusciti a vederlo in front orto tutti, questo benedetto cilindro. Sì. Ok, anche tu, Margi, che sei. Allora, a questo punto cliccando Tab si va quindi col Tab vai in Edit Mode e vedi tutti i punti di cui è composto questo cilindro. Ok? Allora a questo punto ci sono tutta l'algebra, insomma, da impararsi con calma del movimento dei punti. Quindi qua in pratica ci sono una serie di cose della tastiera che si devono imparare e sono ad esempio il tastino A che serve per selezionare tutti i punti o deselezionare tutti i punti. Quindi nel momento in cui lo vedete adesso così tutto in arancia vuol dire che sono selezionati, ma se io premo A, deseleziona tutti i punti e vedete che è diventato tutto grigio, quindi non c'è nessun punto selezionato. Ok? Allora, per selezionare una serie di punti, uno dei tool più importanti di Blender è il comando di bordo, no? Quindi si seleziona attraverso un rettangolo. Quindi si va su questa finestra, si preme B. Nel momento in cui si preme B, vedete che compare una sorta di mirino, no? Voi vi collocate un po' più su dei punti, un po' più a sinistra dei punti che volete selezionare, poi cliccate il tasto sinistro del mouse e trascinate un rettangolo che evidenzia
tutti i punti che vi interessano. E poi lasciate andare il tasto e quindi a quel punto vedete che sono diventati arancio solo i punti in alto. Se io clicco il tasto centrale, ecco questa cosa qua, e lo muovo, vedo esattamente quali punti ho selezionato. Vedete che mi ha selezionato soltanto i punti che vedo, no? Che vedrei di fronte. In realtà, quali punti seleziona esattamente è determinato da questo comando qua che si chiama limita selezione al visibile. Questo, non so se lo vedete sullo streaming o su cosa. Questo qui dove ci sono dei punti messi in un certo modo, io cliccandolo, quindi facendolo diventare grigio, lui vedete che mi fa vedere anche il retro dei punti, no? Quindi allora torno con uno visto da di fronte e provo a fare A, cioè deseleziono tutto e poi riprovo a selezionare col bordo, quindi col B trascino il rettangolo e seleziono la parte di sopra. Quindi nel momento in cui questo era, è grigio veramente, vedete che lui mi ha selezionato anche i punti sul retro. Questo è utile perché a me interessa, no? Selezionare tutta la parte di sopra, tutto l'anello, il primo anello del mio cilindro. Okay. Allora a questo punto la cosa che si fa di solito con il cilindro è di chiudere l'estremità di sopra, no? Cioè, quindi, perché se lo portassi così in secondo marcio questo cilindro sarebbe brutto perché gli sculpted partendo da un cilindro visti dall'alto così non si vedono. Quindi, cioè, praticamente io devo avvolgerlo in modo tale che non abbia buchi fondamentalmente. Se voglio avere una cosa fatta bene. Comunque adesso voi vedete soltanto come meccanismo, al solito, per modellare. Quindi io ho un cilindro, voglio prendere il cerchio, il primo cerchio che sta in cima, e voglio fare in modo tale che si chiuda. Allora, per fare in modo tale che si chiuda è sufficiente che gli prema S0, allora S, che vuol dire dimensioni 0, e vedete che lui praticamente prende tutti i punti e li accumula tutti in modo tale da chiudere la parte alta del cilindro. Quindi praticamente quello che ho fatto è di selezionare il cerchio superiore, no? E di fare fondamentalmente S0 e poi ho premuto invio ancora, no? Per confermare, oppure S0 e tasto sinistro, anche che è la stessa cosa, S0 e tasto sinistro. Siete riusciti a chiudere tutti il cerchio superiore? No, a me è venuto solo uno sgorbio. Vabbè, dai, è inutile, intanto io poi guardo le registrazioni. E poi fai le ripetizioni. Se tu non, se, se lui ti ha accorciato in maniera diversa, cioè praticamente può darsi che non sia riuscito a selezionare tutta la parte superiore. Alternativamente c'è anche un altro modo per selezionare un cerchio. Adesso facciamo CTRL Z, no? Sono tornato praticamente a questa cosa qua. Deseleziono. Allora, il meccanismo che i più esperti di Blender usano è quello di selezionare cioè, praticamente vado qua e premo Alt e tasto destro. Cioè se premo praticamente Alt più tasto destro, avendo il cursore su un bordo che forma un cerchio, quindi faccio Alt e poi clicco il tasto destro su questo, aspettate, ok, bisogna prenderlo bene, vedete che lui facendo Alt tasto destro seleziona tutto quello che lui chiama edge loop in inglese, no? E che in italiano potremmo tradurre come anello. Praticamente Blender offre questo tasto, quindi Alt tasto destro, che permette di selezionare quelli che lui chiama gli anelli, gli edge loop. Alt tasto destro seleziona un anello. Okay? Quindi a volte può essere conveniente appunto selezionare l'anello con l'alto tasto destro. A questo punto facciamo S0 e praticamente abbiamo chiuso come prima. Allora facciamo A per deselezionare. E poi vediamo un po' se avete capito, proviamo a fare la stessa cosa con l'anello in fondo. Quindi si va con l'alto tasto destro sull'ultimo,
su questo e poi facciamo S0 invio. E così abbiamo chiuso il cilindro sopra e sotto. Oh, quello di sotto mi è riuscito, che bello. Ti riuscirai adesso anche voi sopra. Adesso proviamo a fare un'altra cosina, proviamo a chiudere anche il mezzo per formare una figura un pochino meno banale, no? Dell'ovvio. Quindi facciamo A per deselezionare, ricordate sempre di deselezionare perché altrimenti vengono sgorbi, no? Come magari era successo questo a Margi, e poi facciamo Alt tasto destro sull'equatore del mio cubo, del mio cilindro, no? Alt tasto destro. E poi questa volta faccio S, però muovo solo il mouse per restringere un po' il giro vita di questa. Faccio S e poi muovo il mouse verso l'interno e vedete che a seconda di come muovo il mouse lui mi modifica praticamente il mio cubo. Quindi alla fine ho ottenuto questa specie di 8. Non so se, vabbè, poi voi potete giocare anche sugli altri, però vedete che ho ottenuto fondamentalmente un oggetto che non è proprio banale, una specie di yo-yo, quello che ho fatto io, e questo l'ho ottenuto praticamente prendendo il cerchio in cima e restringendolo a 0, il cerchio in fondo restringendolo a 0 e invece restringendo col mouse il cerchio a metà. Ma anche tu, Margi, dovresti poter riuscire a restringere il Sì, cerchio a metà, giusto? a restringere sono riuscito, certamente non ho la forma che hai tu, perché a me è una forma indefinibile, però vedo che restringo. Vabbè, comunque, allora vedete che in realtà Blender è abbastanza plastico, nel senso che manipolando queste cose si riescono a ottenere delle figure abbastanza simmetriche, no? Cioè abbastanza carucce, no? Ora, a questo punto, quello che supponiamo di aver finito la nostra composizione di uno sculpted, no? Come facciamo per fare in modo tale che questo sculpted possa essere portato su Second Life? Dobbiamo ottenere la sculpted map, quella specie di mappa arcobaleno, no? L'avete presente tutti, no? Che mettete dentro gli sculpted. Ah, sì. Allora, per ottenere questa mappa, la cosa da fare è andare in Object Mode, quindi io premo il Object Tab, Mode, o ok. se non vi viene comodo o vi viene meglio, potete premere qua e selezionate tra Edit, andate su Object, e poi sul Object, su questo tasto che sta alla sinistra, vedete che avete un Bake Sculpt Maps, che è la seconda opzione, cioè Bake Sculpt Map. Ignorate bake vuol dire letteralmente in forno, cioè praticamente c'è cuoci, no? Sarebbe la cottura, però c'è cuoci la mappa sculpted, quindi noi diciamo di fare la mappa sculpted. Allora, nel momento in cui gli abbiamo detto di fare la mappa sculpted, lui ci chiede queste tre cose che noi gli diciamo ok, e lui ha fatto la mappa sculpted, che però purtroppo non si vede ancora, no? Quindi adesso lo step successivo verte nel riuscire a vedere sta mappa sculpted. Ok? Allora, per vedere la mappa sculpted dobbiamo avere una finestra dove vedere questa mappa sculpted. Allora, su Blender 2.5, per aprire una nuova finestra basta andare a vedere dove ci sono questi triangolini. Vedete questi triangolini qua? E cliccando si sposta verso sinistra e vedete che crea una nuova finestra identica, no? Facendo, quindi trascinando e ottenendo questa finestra aggiuntiva, questa finestra in realtà qui in fondo a sinistra c'ha, vedete che c'è un cubo? Sì, dimmi Martillo. Dunque, i parametri quali? Perché qui di parametri ne abbiamo infiniti. Ah, i parametri prima del baking. Dunque, proviamo a vederli se riusciamo a vederli secondo.
nuovo, back school to map. Dunque, beh, in realtà non è. Vedi che lì c'è scritto 100, 100 e 100, sono un po' la rimappatura del valore di x, y, z, cioè in pratica manipolando questi affari qua lui riesce a restringere lo sculpto generato. In teoria, ecco, 100 è il massimo, quindi vuol dire che lui porta tutto ai valori massimi, quindi ce lo deforma un pochino in pratica, no? Se tu sai che invece il tuo sculpted è veramente soltanto sull'asse z, dovresti tenere z così e magari restringere questi valori qua, no? In modo tale che lui praticamente produce uno sculpted che è più magro, no? Cioè praticamente se qui sulla x gli metto 50 e sulla y gli metto 50 e sulla z gli lascio 100, ottengo uno sculpted che poi quando porterete in Second Life sarà più o meno largo 5x5x10 ad esempio, no? Quindi sarà fatto rettangolare. Altrimenti il default è quello di farlo sempre cubico, anche comunque esso sia su Blender viene sempre cubo. Ma questo diciamo è poi lo si vedrà perché lui in pratica se non si modificano quei parametri lo lascia un pochino schiacciatino. Però per i nostri fini sappiate che noi lo facciamo senza problemi, nel senso che accettiamo il default 100 100 100. E anche il reset origine che lui cerca di ripristinare l'origine da dove passa. Sì, esatto, sistemi le proporzioni con cui lui genera il sculpted. Ma anche qua, tra l'altro, adesso vi farò vedere come fare per importare la sculpted map. Però prima dobbiamo vederla questa famosa sculpted map. Quindi allora io ho fatto prima questa operazione in cui ho cominciato a splittare il mio schermo in due e sulla parte destra dello schermo seleziono quello che è la UV Image Editor, no? La UV Image Editor vedete che è questa specie di griglia. Allora, su questa specie di griglia a un certo punto magicamente comparirà la mia immagine, quella famosa arcobaleno che abbiamo detto prima. Allora, come facciamo per farla comparire? Allora, per farla comparire dobbiamo essere innanzitutto in Edit Mode, cioè ve lo dico perché nella presentazione di Gaia, sui video che ha lasciato Gaia, questa cosa non è chiara, infatti io ci ho impiegato un tot di ore a capirlo, no? Quindi praticamente dovete andare nello schermo di sinistra, andare con Tab in Edit Mode. A questo punto, andando in Edit Mode, vedete che anche sulla parte di destra sono comparsi una serie di tasti in più. Quindi io adesso sto premendo il tasto centrale del mouse e lo sto trascinando per muovere tutta questa cosa, no? Vi faccio rinotare che se su sinistra faccio tab e vado in object mode, vedete che sulla destra ci sono molte meno cose. Ci sono soltanto due tastine in croce. Ok, quindi torno di qua, vado in edit mode e vedo che in fondo c'ho questa texture dove c'è scritto UV text, ma noi qui la clicchiamo e andiamo dove c'è scritto sculpti. Allora, nel momento in cui abbiamo cliccato su Sculpted, vedete che abbiamo effettivamente una mappa di quelle buone per Second Life. Quindi questa mappa qua potremmo già salvarla e portarla in Second Life. Però attenzione, se la porto su Second Life devo pagare 10 linden dollari, no? Tipicamente. Allora, 10 linden dollari, se per caso quello che ho fatto è una schifezza, non è che mi faccia felice, no? Quindi è possibile avere un sistema per vedere questa mappa prima di portarla in Second Life per vedere che non abbia fatto delle cretinate? Allora, sicuramente sì, ed è l'oggetto del prossimo quarto d'ora. Comunque, fino ad ora avete capito questo meccanismo per Adesso vedere, giusto diciamo, la mappa come hai scura. fatto a comparire la mappa, perché tu vai un po' di fretta, io non riesco a volte a stare dietro. Questa Ma io lo mappa, ripeto. bravo, bravo. Allora, tu l'hai aperta la UV a destra, cioè quindi tu hai visto a destra quell'immaginina. Aspetta, ti faccio vedere cosa vedi. Vedi che vedi questa mappetta fatta così, ce l'hai, no? Tu. Aspetta, io vedo sul tuo schermo che c'è questa mappetta blu quadrettata, no?
No, adesso è diventata grigetta. Grigetta. Io invece c'ho Ma tutta soltanto grigia. l'oggetto. Io ho solo l'oggetto. Come hai fatto a far uscire la mappa? Questo mi domando. Dunque, allora, aspetta un attimo Martello che cerco di finire un attimo cosa. Allora, dunque, l'ho spiegato prima, però aspetta un attimo. Allora, Sì, però torno. dopo Tu sei così, che c'hai solo l'oggetto, giusto Margi? sì, io ho solo l'oggetto, esatto. Ecco, io allora ho detto prima che tu devi andare nel triangolino in alto a destra. Lo Aspetta, vedi? triangolino in alto a destra. Questa sorta di triangolino, che forse si vede un po' maluccio nelle cose, Ah, però lo vedi nella quello finestra in alto a destra? il triangolino strisciato a strisce. Sì, triangolino strisciato. Quindi devo far uscire la seconda Lo finestra. clicchi, lo trascini a sinistra, no? Allora, è uscita una seconda finestra con un altro oggetto uguale dentro. E adesso? Esatto, a questo punto in basso a sinistra vedi che c'è questo oggetto dove c'è il cubino, no? Sì, lo Se tu vedo. lo clicchi, Se io vedi lo che c'è clicco. l'UV, devi cliccare dove dice UV Image Editor. Ah, sì. UV image. E infatti Facendo non. in quel modo lì entri nella modalità che ti stavo cercando di far vedere Sì, prima. Ok? ho capito. Beh, infatti l'ho visto. Poi io dicevo, col tasto centrale del mouse clicchi sulla barra in fondo e la trascini a sinistra fino ad arrivare in fondo. Per vedere, vedi il lucchetto dove è scritto UVTex. Se per caso non lo vedi, è perché non sei in edit mode. Infatti sono in object mode, allora devo mettere edit Allora mode. devi andare sulla finestra di sinistra e fare tab per muoverti in modalità edit mode. Ok, adesso sono in edit mode, quindi. A questo punto vai di nuovo sulla finestra di destra e trascini tutto a sinistra e vedi che ti trovi finalmente questo VTX così come ce l'ho io. Trascino tutto a sinistra. Ok. C'è il lucchetto e subito a sinistra c'è VTX. Clicchi su dove c'è scritto VTX. E poi vai a cliccare dove c'è lo sculpti. E a questo punto vedi che ti viene l'immaginina e con la rotellina centrale del mouse te la avvicini come vuoi. E te la vedi. Ok? Vabbè, dai, non voglio farti perdere tempo. Magari mi vedo la registrazione. Perché io Ma su Sculpti tu l'ultima sei volta riuscito a ottenere Sculpti? sono riuscito ad ottenere come si chiama, questa griglia grigia, eccetera, eccetera, Sì, no? ma poi sei andata tutta sulla destra e sei andata dove c'era appunto questo, dove c'era. Praticamente tu dovresti essere in questa situazione, no? Ma no, cioè, devo guardare il tuo video, il tuo schermo, no? È così. Il tuo schermo come ce l'hai adesso, io devo tenere come ce l'hai tu sul tuo schermo. Sì, ma tu sei come sono, cioè nel tuo ti riesci ad avere questo qua? Riesco a vedere la griglia, non è proprio uguale identica alla tua, però la griglia c'è. Sì, e sul fronte destro vedi che c'è un lucchetto in fondo e È dove c'è questo questa lucchetto che cosina non con un trovo. VTX? Dico, da dove l'hai pescato sto lucchetto? Allora, tu non lo trovi, ma tu me l'hai fatto l'operazione prima quando eri in object mode di fare il bake sculpt map? Come l'ho fatto? L'ho fatto. Allora, se l'hai fatto devi averlo per forza. Quindi, essendo in edit mode, sulla destra tu dovresti trovarti questa griglia mia e Esatto. poi. Vedi questa striscia in fondo? Se quando sono in questa striscia in fondo, tu new lo vedi questo pezzo di new che ho io? No, non lo View vedo. Forse Select perché Image c'è. UVS. Forse dovrei Lo allargare un vedi po' questa questo pezzo. strisciatura? New, finalmente mi è uscita perché la tenevo cancellata, la tenevo coperta, ecco. Allora, new. Adesso tu col tasto centrale del mouse sposti tutto a sinistra e in fondo vedi che c'è questo VTX. Sposto tutto a sinistra. E c'è un lucchetto in fondo. Lucchetto in fondo. Quel lucchetto dove
scarso sto lucchetto. Allora, Margi, magari poi lo vediamo un attimino insieme Sì, con dai. te, magari Ma io dopo non questa posso lezione, perché gli disarticolare altri facile hanno avuto dei facile. problemi a trovare questa, a fare questa sequenza. A parte Margi. Ok. No, vabbè, comunque non preoccupare, perché gli Vabbè, altri comunque tieni conto che sono venuti in molte altre mie lezioni, quindi cioè, dai. io queste cose un po' le ho Guardando scritte, eccetera. Ok, le come registrazioni si salva delle... questa cosa qua? Allora, noi andiamo qua, andiamo su Sculpti, abbiamo questa benedetta immagine, di nuovo col tasto centrale del mouse trasciniamo tutto a destra, vedete che c'è scritto image asterisco. Allora, immagine asterisco, clicco su questa image e qui posso fare save as image. Ma Quindi Mary Pink. sul tuo schermo lo stai facendo questo? Perché io non vedo che non fai niente. Beh, allora se non vede il mio schermo non riesce a seguirmi. Gli altri vedono il mio schermo che si evolve, che si cambia. Forse è per questo che non Allora, se tu riesco a non lo vedi che seguirmi. cambia, devi uscire e rientrare. Questo che Perché non vuol dire che riesco a si è niente. bloccato il tuo Ecco che TeamViewer. io non capivo, perché quando si muove il tuo cursore io capisco più dove vai, capito? Vabbè, allora che devo fare? Devo uscire e poi devo fare di nuovo. Da TeamViewer, dalla finestra TeamViewer, esci e poi rientri. Comunque adesso magari, appunto dopo, magari ci sentiamo un secondo e lo vediamo poi proprio insieme a te, quando finito, alle 11:30, quando finisco. Ci mettiamo insieme e lo vediamo, ok? Allora, dunque, avete capito anche la domanda di Mary Pink come si faceva a fare il salvataggio? Quindi faccio image, save as image, e poi qui a questo punto io qui sto salvando sotto C e lo posso salvare e lo chiamo, che ne so, lo chiamo, cosa potrebbe essere questa cosa qua? Eh sì, TeamViewer a volte non è perfetto. Però in linea di principio comunque mi state Ti seguendo governo e per... ti scarto come una caramella. Ecco, mi sono ricollegato di nuovo con TV. Adesso ecco, vedo il cursore, vedo tu che è questa finestra aperta, certo, è un'altra cosa. Sì, ma quando tu vedi che non si muove più, devi fare quella Devo operazione lì, fare perché a questa volte non operazione funziona. qua. Come tutte le cose del mondo non sono perfette. Allora, questa cosa qua la salvo con il formato PNG. E la chiamo, che ne so, corso.png. Corso.png e poi faccio save as image. Save as image. E a questo punto l'ho salvata. Ok? Allora, a questo punto facciamo così. Dunque, cancelliamo la finestra di destra, perché ormai il suo mestiere l'ha fatto. Per cancellare una finestra basta andare sempre sul triangolino rigato, come dice Margi, della finestra di sinistra e trascinarla verso destra in modo tale che vedete che c'è una freccia. No, è meglio non toccarli, Mary Pink, per il momento. A questo punto vi torna il vostro oggettone, no? Originale, no? Benissimo, allora a questo punto uno può dire come apparirà, allora quella finestra, cioè quell'oggetto là che avete visto, se volete lo posso, adesso magari facciamo una cosa, lo prendo un attimo e lo porto in Second Life, quindi guardatevi un attimo in Second Life, vediamo un po', quindi io praticamente adesso faccio un create, quindi faccio un cubo. Poi qui non occorre forse che ve lo faccio vedere in TeamViewer, no? Sta roba, perché lo sapete come si fa, nel senso che questo cubo gli dico che è uno sculpted, no? Quindi vedete che diventa una mela, e poi faccio un Ctrl U e vado a prendermi l'oggettino che ho chiamato corso.png e lo tiro su. Tra l'altro tra poco poi rispondo anche al discorso dell'Alpha Channel che mi ha chiesto qualcuno prima, faccio l'upload. Quindi mi distrugge 10 linden dollari. E poi questo oggetto lo metto praticamente sotto l'immagine. E vedete che ho ottenuto su per giù quello che avete visto prima sul TeamViewer. Ok? Dove sta? L'hai messo Non lì? so se volete che vi faccia vedere questa sequenza.
in TeamViewer, ma Ma credo aspetta, che volevo tu la sei. Sì, sapere l'oggetto che hai fatto, adesso dove l'hai messo? Ah, è questo qua, ecco, lo vedi, ce l'ho in Second Life, ce l'ho tirato sull'immagine. sì, ho visto. Eh sì, mi costa. Ma tu non Ma infatti avevi tra messo. poco metterò anche una tip jar, quindi se poi volete darmi un Non po' di. avevi messo una texture. La texture non doveva servire a colorare l'oggetto. No, perché noi adesso non abbiamo. Allora, io ho fatto anche dei corsi che spiegano come mettere la texture, ma stasera siamo andati soltanto di nuovo su un riepilogo di come fare uno sculpted, quindi senza texture. E quindi Facciamo così, quella margi. arcobaleno era soltanto per Sì, margi, facciamo una cosa, visto che appunto sento che c'è un attimo di imbarazzo, chiedo scusa agli altri, ma dunque torno su Fenix, quindi condivido anche Fenix, vi dovreste vedere Fenix. Margi, adesso? che devo fare? No, guardami su TeamViewer, vedi che c'è la. Ah, ok. Mi vedi su TeamViewer, Io no? ti vedo su Allora, a questo TeamViewer. punto, vedendomi su TeamViewer, io cosa ho fatto? Ho fatto CTRL U Controllo. e sono andato a prendermi il mio oggetto corso.png, no? No, secondo me E vedi che mi l'abbiamo. fa vedere. Eh no, si è bloccato di nuovo. Pazienza. Ma è strano che ti si blocchi, gli altri si Non bloccano, so. riescono a vedermi, il corso.png, l'immagine. Sì, allora forse Margi, il fatto che tu stia facendo streaming può creare dei Ah, problemi a TeamViewer. può darsi. Perché se gli altri più o meno riescono a vederlo e tu no, è l'unica differenza che tu sei con TeamViewer. Cioè, hai una banda che ti occupa un po' tutto, quindi forse. Se proprio vuoi fare poi questi streaming, forse ti potrebbe essere interessante che ti fai una banda più grande. Comunque, a questo punto, vediamo, io ho tirato su questa immagine, che è un'immagine, come vedete, che c'ha tutti questi quadratini bianchi e neri. Tu sei riuscita di nuovo a vedermi, Margie, uscendo e Sto rientrando? provando a riconnettermi, sto mettendo i numeri. Ok, allora, questa immagine qua, che ho tirato su, adesso la metto in alto a sinistra, allora, nel mio oggettino che ho creato, l'ho creato come sculpted, e vedete che come nell'immagine dello sculpted, gli ho messo quell'immagine lì che ho tirato su. Adesso non è proprio uguale a quella che c'avevo di là, perché vedete che appunto è trasparente, ci sono questa cosa qua che si chiama appunto Alpha Channel. Alpha Channel vuol dire trasparenza, no? E purtroppo il Primestar 2.0 mette la trasparenza obbligatoria. Ed era quello che mi chiedeva qualcuno prima, cioè se era possibile. Ah, ciao, scusa. Ok, se era possibile evitare di mettere la trasparenza. Allora io ho chiesto esplicitamente. Ah, da team. Io ho chiesto esplicitamente al creatore che è Domino se si poteva cambiare il programma in modo tale da rendere facoltativa la produzione della trasparenza e lui mi ha risposto che anche lui non era d'accordo sulla trasparenza. Allora, quella trasparenza in realtà è innocua perché vedete che pur mettendo, anzi in realtà da un certo punto di vista è persino utile perché diversamente dall'immagine classica di Second Life, che c'è solo un arcobaleno, con queste immagini fatte in questo modo si ha anche una vaga idea della forma dell'oggetto perché viene ritagliato in modo tale che sembri quello che poi va a visualizzare. Quindi non è che sia proprio brutta. Ma io so Phoenix, non è che non abbia Phoenix. Quindi forse tu stai importando nel modo sbagliato. Gli hai detto di usare lossless compression? Sì, allora, le sculpt map solite sono diverse, ma quel canale alfa in realtà viene ignorato poi da Second Life.
viene poi caricato proprio la cosa. Allora tu gli hai detto use lossless compression e ti viene male? È stranissimo, cioè, perché io ti dico, io sto usando in questo momento Phoenix, forse lo vedi anche dal video. E tu sei su Windows? Altrimenti, se io so che c'è Rubigush, che è un'altra che aveva dei problemi con l'Alpha Channel, lei usava un programma tipo Photoshop o GIMP per rimuovere l'Alpha Channel. Magari anche tu, se c'hai un programma di grafica che toglie gli Alpha Channel. E quindi a quel punto lì ti vede proprio la cosa senza. Perché in teoria si può. Cioè, prova a fare così, togli l'Alpha Channel e vedi un po' che funzioni. Ok, allora adesso, beh, avete visto che vi ho fatto un po' tutto lo spiego, però solo della forma e non della texture. E magari la prossima lezione ritorniamo di nuovo sulle texture, perché appunto, come avete visto, non c'è mai niente di banale. Adesso volevo solo farvi vedere che in realtà è possibile vedere come verrebbe l'oggetto in Second Life anche da Blender, cioè praticamente riprendendovelo in Blender. Quindi adesso torno sulla mia finestra di Blender, spengo la finestra di. Ecco, faccio vedere questo perché c'è tanta gente che dice che non si può fare questo mestiere, che invece era molto facile da fare col JAS. Quindi, se voi avete usato JAS, in JAS c'era una funzione dell'immagine che si chiamava Import Sculpti, che sul PrimStar 2.0 non c'è più. In realtà non è che non ci sia più, c'è, però è un pochino più difficile da trovare. Allora, come facciamo a trovarla? Dunque, dobbiamo essere in Object Mode. E poi cosa facciamo? Andiamo in File, Import. E andiamo sull'ultima opzione dove dice Sculpti Map Image. Ok? Allora, sembra che non abbia fatto niente, anzi, in realtà è comparso una specie di ovoide, ma a questo punto noi dobbiamo fare attenzione che alla sulla sinistra qui è comparso un Add UV Shape. Allora, Add UV Shape ci permette di selezionare quale file, quale immagine vogliamo importare. Quindi noi clicchiamo dove qui c'è scritto la cartella, ok? Ci viene la selezione dei file, qui sappiamo che il nostro l'abbiamo chiamato corpse.png, lo clicchiamo, clicchiamo su accetta qua, e poi non viene ancora il nostro sculpted purtroppo perché c'è un baco, diceva Gaia, quindi per farlo venire dobbiamo cliccare sulla sinistra e fare tab. Una volta che abbiamo fatto tab, vedete che ci ha importato sulla destra il nostro oggetto. E purtroppo, tra l'altro, Blender ha crashato. Spero che non vi faccia la stessa cosa anche voi. Vi ha crashato? Cresce anche lui. A Ok, me è crashato da un riparto mese. con Blender. No, vabbè, ma adesso l'ho ripresentato, quindi abbiamo di nuovo Blender. Ah, c'è Lord Hawk che aveva una domanda. Proviamo a vedere. Sì, riproviamo a vederlo di nuovo, quindi facciamolo di nuovo qua. Adesso vedete di nuovo il mio schermo. Ok? Allora, seguitemi di nuovo le cose che faccio. Io cosa faccio? Vado su File, Import. Sculpti map, in realtà lì adesso non lo vedete, ma c'è l'ovoide perché è stato creato dentro il cubo. Per vederlo bene, lo sposto e vedete che c'è questo ovoide. L'ho spostato e c'è l'ovoide. Dov'è questo ovoide? Ah, no, spostandolo si è messo male. Scusate, allora cancelliamo tutto. Ctrl Z, clicco qua, ripeto, File. Import sculpti ed è venuto fuori questo void. L'ovoide viene dove c'era il cursore. Per cambiare il cursore basta cliccare per terra da qualche parte, no? In modo tale che si sposta il mio void. Poi vado qui dove vedete sulla sinistra è scritto Add UV Shape.
Vado qui, cioè dove c'è scritto Sculpt, dove c'è la cartella, l'immagine della cartellina, clicco e mi fa vedere tutti i file. Vado a prendermi il file Sculpted che ho fatto prima, che si chiama corso.png, faccio accept e poi faccio tab. Allora, in teoria dovrebbe dovuto farlo. Vediamo un po' se è vero. No, non l'ha fatto. Riproviamo. Forse perché ero. Ah no, perché ero in edit mode. Allora, bisogna fare tutto questo discorso in object mode. Qualcuno mi ha chiesto qualcosa? Allora, Mariti, non è che trovi add UV shape, cioè devi prima fare il file import. Quindi devi essere in object mode, fai file import sculpti. Vedi che quando fai import sculpti ti compare l'add UV shape esattamente in quel momento, lo vedi? Mari? Sì, ciao Lord. Alla prossima, poi magari ripetiamo. Mari Pink, l'hai trovata? Ok. L'ho trovato. È un uovo. Allora, poi da lì clicco sulla cartellina, corso PNG, accept. Aspetta, la cartellina tu come hai fatto? Fai capire. Quest'ultima No, cosa. subito sotto Add UV Shape, vedi che c'è scritto, c'è un simboletto, c'è scritto Sculpt, poi c'è scritto, c'è un campetto e poi c'è un simbolo di cartellina, non so come lo vuoi chiamare, c'è un coso dove c'è una cartellina con i documentini che escono. L'hai trovata? Se tu clicchi su quello, ti permette di selezionare un file. E lì devi andarti a cercare l'immagine che hai salvato prima, quindi deve essere nello stesso posto. Io ad esempio qui li ho salvati su C, voi magari li avete salvati da un'altra parte. Poi ha fatto accept, ok? E poi a questo punto, con un pochino di speranza, con dei tab eccetera, dovrebbe venire la forma effettivamente dentro. Quindi qui abbiamo il nostro benedettissimo forma importata. Allora, adesso tutta questa cosa qua magari sembra un pochino intricata, ma una volta imparata, poi magari nelle versioni successive di Primestar verrà più facile da fare, verrà fatta come veniva fatto sul vecchio Blender, in cui si faceva con input sculpti, no? Però è già molto che ce lo lasci fare già con questa versione. Ok? Allora, io adesso, cioè in realtà poi oggi abbiamo fatto di fatto un riepilogo più o meno anche delle cose che abbiamo fatto le volte scorse. Su 5 prove 4 mi ha funzionato, perfetto, ma è già buono. E lì c'è un piccolo baco. Allora, dunque, riassumendo, io adesso tra 2 minuti sospendo, mi metto poi un attimo con Margie. No, 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 non mi sottoporre a questo strazio ancora di più. No, ma lo Adesso facciamo sì. insieme. Io vedo il tuo schermo e così ti aiuto, Ah, te lo vabbè, faccio allora vedere sì, sul tuo schermo. perché. Sì, ma mettiamo uno a uno, non è che lo facciamo in pubblico. Ok, dunque, visto che appunto è un'ora e mezza che sto parlando, dunque, se avete delle domande, eccetera, che non vi tornano, sperando che io sappia rispondere, eventualmente fate una cosa, scrivetemele su salazargmail.com. E se io riesco negli intervalli, insomma, delle varie cose a rispondervi, oppure insomma, a prepararvi, insomma, per la lezione successiva. Magari la prossima lezione, cercheremo sì di fare di nuovo quello che vi ho fatto adesso qua adesso, però magari concentrandolo in molto più in breve, no? E poi però passare un attimino oltre facendo vedere di nuovo qualcosa di superiore, cioè quindi ad esempio la texturizzazione, ad esempio se di questa specie di trottola volessimo colorarla, no? Che questo è un discorso che avevamo vagamente visto la volta scorsa e magari andiamo avanti. Okay? Allora, per questa sera io vi saluto tutti, tranne Margie, che adesso prendo un attimo di sparte. Adesso mi muovo.
e ci sentiamo o venerdì prossimo o martedì per la lezione di scripting se vi interessa. E Margie è sempre qua che soffre a starci dietro. No, io sono contento, non è che mi dispiace solo che sai che cos'è? Per me io sono lenta, allora per gli altri tu vai benissimo, è che per me tu vai svelto, hai capito? Vai veloce. E allora dico, dove ha cliccato? Dove ha detto? E Allora, la tip già, riprendo. aspetta, mi hanno chiesto di mettere la tip jar, così la metto, vediamo un po' se riesco a... Uff, tip jar last done, ce n'avevo una tip jar da qualche parte, non c'è più. Se no, fate una cosa, se volete darmi proprio i soldi, basta che mi clicchiate sopra, mi fate pay e tutto è risolto. Andrea, Kelly, se mi ripeti la domanda forse riesco a ricordarla perché forse mi è sfuggita. Andrea, se me la ripeti. Ah, me l'ha scritta NM la domanda? Dunque, Sculpt Map trasparenti le fa già lui e abbiamo già visto che ci dà dei problemi, no? Con le scritte che hai visto in giro, la versione di JAS 2, quella che abbiamo visto che è a pagamento, però funziona su Blender 2.49, c'è un'apposita opzione, cioè quando si salva l'image, la Sculpted Map ti chiede proprio se c'è una tua immagine che vuoi usare come firma, insomma come filigrana, e lui prende quella filigrana lì e la aggiunge in termini di alpha channel. Quindi per farla, no, con JAS 2 Professional però, che è la versione venduta mi sembra per 3.000 Linden dollari da Gaia. La versione free di JAS 2, che JAS 2 è praticamente la versione di questo prodotto che vi ho fatto vedere stasera, però è quello che vi ho fatto vedere stasera lo sto facendo vedere su Blender 2.57, JAS 2 invece è la versione che vale sul Blender 2.49. Allora, la versione JAS 2 è una versione abbastanza completa e professionale e quindi ha queste caratteristiche che tu stai chiedendo. Invece la versione di Primestar 2.0 che stiamo vedendo stasera non è ancora completa, quando sarà completa avrà anche lei queste caratteristiche. Poi, se voi volete inserire degli alpha channel con altre cose, potete farlo comunque anche senza pagare niente a nessuno, usando dei programmi di tipo Photoshop e via discorrendo. Basta che aggiungiate dei canali in alpha channel e lì potete fare quello che volete, insomma. Così come prima avevo spiegato come togliere il Cioè, spiegato, ho accennato come togliere l'alpha channel, cioè, usando Photoshop si può riuscire anche ad aggiungere. Sì, tu basta che importi la sculpt che abbiamo fatto adesso, PNG, in Photoshop, gli aggiungi un layer trasparente. Adesso poi i dettagli non te li so dire con esattezza perché io non è che li faccio normalmente, non sono. Però volendo, tu parli inglese tra l'altro. No, se cambi la. Allora, se parli inglese, una domandina di questo tipo, in inglese, gliela puoi fare direttamente a Gaia Clari. Dunque, se aggiungi l'alfa allo sculpt che ti fa, tutti gli sculpt prodotti come hai visto stasera hanno sempre l'alfa channel. E Gaia Clari è la creatrice, diciamo, di questi. Allora, Gaia Clari è la creatrice di JAS 2 e del Primestar insieme all'altra, quindi ha fatto diverse. Cioè, c'è proprio una land qua dove distribuisce questi prodotti, dove comunque aiuta un po' le persone, ovviamente nel limite del possibile. Invece Martillo, quando tu aggiungi un alpha channel a una mappa sculpted, non è che ti nasconde l'oggetto, te lo cripta. In pratica è un sistema che usano delle aziende, e forse per questo che lo chiedeva adesso a Andrea, no? Che
che permette praticamente di marchiare uno sculpted con una specie di firma in modo tale da rendere in teoria più difficile la copia, il furto di questi oggetti. Anche se, come abbiamo visto, in realtà anche marchiare le sculpted con delle filigrane non è poi che sia il modo migliore per proteggersi dai furti, perché chiunque abbia accesso a Photoshop può benissimo prendere lo sculpted e rimuovere il layer alfa, e quindi diciamo, cioè, se uno ruba, a quel punto lì ruba, non è che sia. Ed è per questo che, secondo me, mettere la marchiatura negli sculpted ha un valore molto. No, Gaia Clari non c'entra niente con Gaia Rossini, eh? Anche se iniziano con Gaia. Va bene, allora niente. Ok, vedo che Andrea, eventualmente se hai proprio degli altri dubbi che non ti. O scrivimi a me in privato, però non so se riesco ad aiutarti, perché sugli alpha channel degli sculpti, come ti ho detto, non mi interessano moltissimo e non li ho usati. Ma volendo si potrei anche provare a vederli, se riesco ad avere del tempo per provare a farli. Però, insomma, col poco tempo che ho. Se non è una cosa. E poi comunque, come vi ho detto, sì, potrebbe sembrare anche che sia interessante, ma è solo immagine, non è sostanza. Ok, allora io torno un attimo nei miei alloggi e poi contatto un attimo Margi. Buonasera, allora, grazie, scusate. Notte. Ciao. Salazar, devo togliere lo streaming? Sì, togli lo streaming. Ok. Allora, il titolo, vorrei sapere che titolo metto. L'altra lezione come l'avevi chiamata? L'avevo messo lezione di Blender. Sai che non mi ricordo più, una cosa del genere, lezione di Blender. Questa che cos'è la terza Metti lezione? anche qua lezione di Blender 2, allora. Così è Lezione di semplice. Blender 2. Vabbè, siccome questa è la quarta, la quinta, vabbè, ci scrivo in un modo, tanto posso sempre cambiarlo in un modo o altro. Forse io sono Metti Blender. un numero progressivo a partire dalla prima che hai fatto. Non lo so, però. Aspetta. Perché tanto io alla fine, Margi, ripeto più o meno sempre.